insomma, quante volte te l'ho detto? Andiamo a una festa, ti devi vestire da coniglio anche tu? C'ero già io vestita da coniglio. Ti sei fatta le orecchie carine carine, il musino, i baffetti dove li hai comprati? E tutto questo pelo? Ciao bimbi! Ciao. Scusate, sono forse un po' triste perché la mia amica Isabella si è vestita da coniglio come me. Già, perché ci hanno invitato a una festa. Sì, sì, una festa di carnevale. In estate? Sì, in estate. Il nostro amico, dillo Isabella, chi è? Il nostro amico Miro. Già, lui ama tre colori in particolare. E Isabella li ha sbagliati perché si è vestita di bianco e di nero. Forse anche io però. Lui ama il rosso, il giallo e il blu. Già, ed è bravissimo, Dipinge delle cose... come le ha chiamate? Surreali, già, le cose che esistono solo nella fantasia. Insomma, disegna in un modo un po' strano e ci ha invitato a questa festa e mi ha detto che vuole invitare anche voi, quindi preparatevi, il carnevale è pronto. Io, niente Isabella, andremo vestite tutte e due da coniglio e vincerai tu il primo premio per chi si è vestito meglio. Ma bimbi, mi raccomando, vestiteli anche voi, perché nel nostro nono laboratorio d'arte, saremo tutti immersi in un bel carnevale. Se fa una canzoncina con una musichina e un po' di parola. Per il laboratorio di oggi ci serviranno un grande foglio bianco, possibilmente ruvido, delle tempere, allora ne servono tre, blu, gialla e rossa. Poi serve della tempera nera, in realtà in sostituzione alla tempera nera potete prendere tranquillamente anche un pastello a cera, come preferite. Poi vi serve un pennarello nero e due pennelli, uno un po' più grande e uno un po' più piccolo. Ah, dimenticavo lo strumento fondamentale, mi servono, il piede sinistro, già, e poi il piede destro. Quindi, tutti pronti? Chi dipingerà oggi? Per prima cosa diluite la tempera rossa con un po' d'acqua. Iniziamo a dipingerci un piedino, in questo caso il mio è un piedone, di rosso e facciamo due stampe sul foglio. Fatele in modo sparso, decidete voi come vi piace di più, non c'è un ordine, non c'è una sequenza giusta, fate come preferite. Una volta fatto quelle rosse, ne facciamo altre due di colore giallo. Io scelgo l'altro piede, in questo caso utilizzerò il piede sinistro. Fatele come preferite, uscite anche dal foglio, non importa, siate liberi. Terzo passaggio, tempera blu. Una volta ottenuto questo risultato, io ho realizzato due stampe di piedi gialle, due stampe rosse e tre, una un po' più piccola, quindi solo una parte del piede blu. Una volta fatto questo, ovviamente siete liberi di decidere di fare una stampa, due, tre, quattro, cinque, come preferite. Ecco, forse lasciate un po' di spazio bianco, l'unica cosa che mi raccomando. Una volta fatto, lasciate asciugare. Una volta che il vostro dipinto è asciutto, prendete o il pennarello nero o il pastello a cera nero o la tempera nera, come preferite. Vi ricordate cosa ci siamo detti all'inizio dei nostri laboratori? Che avremmo utilizzato la curiosità, ma soprattutto la creatività e la fantasia. Ecco, vi invito ad utilizzare queste due potenti armi. E perché? Perché dobbiamo chiudere un attimo gli occhi, guardare bene le nostre impronte e disegnare attraverso loro un carnevale. È certo, questo è il carnevale di Miro, anzi, questo è il nostro carnevale. Con le rifiniture nere potete andare a disegnare e immaginare qualsiasi cosa la vostra mente immagini. È già, perché,
Secondo me quell'impronta lì gialla, no, no, è una bella ape. E quel piede lì rosso, secondo me è una strega con una barca attaccata. E oddio, oddio, quell'ombra, anzi, quell'impronta blu, e quell'impronta blu secondo me è un bel pavone. State ridendo? No, no, non dovete ridere. Chiudete gli occhi, usate la fantasia, girate questo dipinto come credete e sì, disegnate. Una volta realizzato il vostro carnevale, andiamo a definire lo sfondo. Io vi consiglio di utilizzare un po' di nero, un po' di bianco, andare a creare del grigio e diluirlo con molta acqua e dipingere così lo sfondo. Siate molto leggeri, non deve essere uno sfondo prepotente, deve essere uno sfondo molto delicato. Bimbi e bimbi, abbiamo concluso anche per oggi il nostro nono laboratorio d'arte insieme. Qui alle mie spalle ho appeso l'opera che ho realizzato con voi e l'ho firmata nella parte destra in basso del dipinto. Cosa dirvi prima di invitarvi al prossimo laboratorio? Quello che noi facciamo durante i laboratori, quello che io magicamente vorrei donare a voi, è una cosa che si chiama spunto creativo, cioè una sorta di strumento che voi avete che vi permette di realizzare delle opere anche diverse, anzi soprattutto diverse da quella che realizzo io. È normale che i vostri piedi saranno un po' più piccoli dei miei, quindi magari la tela sarà ricoperta da più impronte vostre e la vostra fantasia vi permetterà di creare dei carnevali colorati e magici. Già, chissà quali figure avrete inventato. Io vi aspetto al prossimo laboratorio sperando sempre che vi siate divertiti e vi devo ricordare, mai smettere di dipingere con i piedi e soprattutto rimaniamo in contatto con l'arte. Ciao!